con 16 imprese presenti, più naturalmente il Politecnico, il Piemonte domina qui all'Air Show, una importantissima esibizione a livello mondiale di tutte le novità in fatto di aerospace. L'Italia, dicevamo, il Piemonte la fa da padrone. Siamo con il segretario generale della Camera di Commercio di Torino, il dottor Guido Volatto. Aerospace va, basta pensare ai grandi nomi che il Piemonte porta qua. Sì, noi siamo qui soprattutto per dare vetrina alle piccole e medie imprese del nostro territorio. 16 sono quelle che ci hanno seguito quest'anno e oramai credo la sesta volta che riusciamo a portare un nucleo di imprese dentro questa grande fiera, che ovviamente è fatta per i grandi nomi da Finmeccanica, Boeing, Lockheed eccetera, ma è importante essere presenti e far conoscere anche le nostre piccole e medie imprese. Lo facciamo sia con lo stand che con iniziative di presentazione mirate. Incontreremo altri distretti dell'aerospazio del mondo, dell'Europa soprattutto, per tentare di avviare delle collaborazioni soprattutto tra le imprese, perché poi il nostro obiettivo è quello di far fare business e fatturato appunto alle aziende. 47 miliardi di sterline è stato il fatturato dell'edizione del 2010 di Parigi, numeri importanti, da qui l'importanza dei B2B, degli incontri, proprio per andare a conoscere i colossi mondiali da parte delle aziende piemontesi. Sono tutti i numeri di questo settore che sono importanti. Qui, come se si riesce a prendere un ordine, sono subito milioni di euro, e lo dimostra anche appunto, lo dimostrano i risultati del nostro progetto. L'anno scorso abbiamo portato a casa, le nostre aziende hanno portato a casa commesse per 7 volte quello che è stato il nostro investimento sul progetto, più di 11 milioni di euro di commesse soltanto l'anno scorso portate a casa dalle aziende di Torino Piemonte Aerospace. Ma come dicevo, poi alla fine sono 3 commesse, perché appunto sono numeri grandi, numeri importanti, ed anche per questo che insistiamo molto su questo settore e sulla presenza di eventi come questo. L'innovazione in tempi di crisi salverà le aziende? E in questo settore sicuramente, perché qui se non si innova, se non si inventano cose nuove, si è perduti. E quindi l'innovazione nel consumare di meno, nell'inquinare di meno, nel produrre con costi minori, sempre nuove ricerche. Quindi questo è importante, anche l'accordo con il Politecnico, la cooperazione con il Politecnico, che presenta qui tra l'altro il modello di un aereo che già vola, senza pilota e interamente non inquinante, perché ha idrogeno e celle solari. Quindi direi un bel esempio di collaborazione tra università, ricerca e aziende.